Poste e disservizi. La giunta Fantozzi si prende a cuore il problema che ha interessato di recente il territorio, causando disagi ai cittadini montecarlesi. E lo fa unendosi a Poste Italiane, con cui ha già avviato un percorso di ripresa per riuscire a garantire a breve un servizio efficace. Alle origini dei disservizi esaminati negli incontri tecnici, una serie di sostituzioni nel personale da tempo addetto alla consegna ed il parallelo aumento della corrispondenza con indirizzi ed intestazioni parziali e errati o inesistenti. Prima tappa, dunque, il comune aggiornamento e confronto della toponomastica comunale con il contributo della Polizia Municipale e degli uffici tecnici per aggiornare i dati in possesso di Poste Italiane. L'attivazione di consegne straordinarie, questa è la seconda tappa, anch'essa già in corso, vede al lavoro un numero maggiore di portalettere per il disbrigo della corrispondenza arretrata. La terza tappa richiede un piccolo sforzo anche da parte del cittadino. È stata inviata a tutti i domicili comunali una lettera firmata dal sindaco nella quale si richiede di verificare la correttezza dei propri dati anagrafici, del proprio indirizzo e numero civico, la perfetta dicitura della località e altre piccole accortezze che se non rispettate possono inceppare l'efficacia del sistema postale. Con questi passaggi, dichiara il sindaco Vittorio Fantozzi, crediamo di aver posto basi concrete per il più rapido e corretto ripristino del servizio postale su Monte Carlo. L'impegno del singolo cittadino, conclude, sarà fondamentale per la risoluzione del problema in tempistiche brevi.